nostri giovani giorno per giorno stanno migliorando. Chiaro, sono tutti, la maggior parte sono classe 98, quindi ancora gli VA, ma stiamo lavorando bene, vediamo che piano piano i risultati stanno venendo. Chiaramente gli manca ancora un po' di malizia, un po' di aggressività sana, che oggi è mancata, e quindi l'abbiamo pagata con la sconfitta, facendo due errori abbastanza grossolani. Peccato, però siamo sicuri che la prossima andrà sempre meglio, perché siamo sempre in costante crescendo. Sì, il nostro obiettivo è, come ho detto prima, molto giovani la squadra, e quindi noi li stiamo preparando, tra virgolette, ma anche soprattutto mentalmente, per portarli poi in prima squadra, visto che noi abbiamo la fortuna di avere una squadra in seconda regionale, e appunto li prepariamo per questo balzo di categoria. Sono molto anni che sono a Taverne, sì, sono praticamente cresciuto a Taverne, mi sono sentato un po' per qualche anno, ma sono tornato, adesso sono presente, felice di essere a casa, diciamo. Ma Taverne adesso si trova molto bene, abbiamo la fortuna di aver ricevuto, grazie alla società, un'infrastruttura che è invidiabile. Abbiamo un grosso settore giovanile che gestiamo da soli, 190 ragazzi, con una scuola calcio di 70 allievi, e è bello perché abbiamo la fortuna di essere in tanti per questo progetto, per questi ragazzi che vogliamo assolutamente far crescere. E un futuro avere i nostri ragazzi in prima squadra, questa sarebbe un'ottima soddisfazione.